E questo aggiunge quello, è il modo migliore perché venga venduto. Poi si corre il rischio in realtà invece di fare dei libri su una serie di argomenti quasi tutti uguali, perché tutti seguono magari le logiche del marketing a questo punto. Ecco, nel tuo libro, se c'è stato questa mano del coordinamento editoriale, dico, è stato leggero. C'è stato? Sono stati bravi. Sei stato bravo tu evidentemente a convincerli, ma soprattutto Raiery ce l'ha o il coordinamento editoriale l'hai trovato tu? Allora, guarda, innanzitutto grazie signore per le bellissime parole che condivido con tutta la mia squadra di Linea Bianca, poi magari dopo avremo modo di parlarne. Il libro nasce perché il libro è proprio di Linea Bianca, e nasce con un altro spirito, quello di andare a raccontare il territorio, raccontare le montagne, questa grande fortuna che ho avuto in 5 anni, poi con gli anni passati che ho Ingheo e Linea Verde, quindi il territorio lo mastico veramente ormai da 15 anni e ogni settimana mi trovo in una regione diversa. 5 anni invece mi hanno cambiato totalmente la vita, le montagne, e quindi ho voluto metterlo giù. Solo che nel coordinamento si pensava di raccontare, fare 20 capitoli, raccontare le 20 regioni, parlare dell'economia del territorio, parlare dell'agricoltura e quindi avere anche ospiti nel libro che fossero un professore di economia, un agronomo, un dottore. E quella era l'idea iniziale. Poi in realtà ho iniziato a raccontarmi anzi a dire, a buttare giù chi io fossi. Quindi ho detto iniziamo da quando ero bambino, da quando ero piccolo. E ha preso totalmente un'altra piega. Ma mentre andavo, mentre scrivevo, mentre mi registravo, mi divertivo perché comunque sono uscite delle cose che non pensavo veramente che uscissero, cioè avevo totalmente rimosso. E soprattutto c'erano degli ostacoli che avevo incontrato nella vita, che ho rincontrato anche dopo, che non li calcolavo, ma in realtà ho capito che erano degli ostacoli che sto vivendo anche ora e li sto affrontando in modo diverso. Io ho sempre avuto un distacco con la figura dello psicologo, dello psichiatra, ho detto mi curo da solo. In realtà mi rendo conto, mi sono reso conto di quanto invece sia importante perché ti dà la possibilità di aprirti e di andare a vedere quello che è, perché più cresci, più cresci, più cresci dentro di te anche un muro. E allora mi sono esaltato nell'andare a dire, no, io voglio raccontare un po' la mia storia. Quindi ho detto, facciamo qualcosa di straordinario. In che senso? Non che sia straordinario il libro, ma fuori proprio dall'ordinario. Quindi facciamo, racconto una vetta, la mia vetta interiore. La vetta quindi da quando ero bambino, a quando sono cresciuto, cioè adesso, a tutti gli ostacoli che ho, che potrebbero essere gli stessi ostacoli di chi legge, e magari differenti però, più o meno sono quelli quando uno vive. E poi la vetta reale, di andare in montagna, come si vive. E allora mi sono preso un amico, una guida, che è la mia guida proprio della montagna, che è sempre sulla mia destra, sia in TV che anche qui, che è Lino Zani, il grande amico, al quale ho chiesto, Lino, io devo fare qualcosa di speciale, straordinario, quindi andiamocene sulla tua vetta, anche perché era particolare in quel momento. E ho detto, viviamo 3 giorni, 4 giorni, ma devo dormire sul ghiacciaio, voglio andare dentro il crepaccio, voglio sentire il ghiacciaio che si scioglie, voglio sentire l'acqua. Sempre con il registratore, ascolto, scrivo, e lo abbiamo fatto. E lì mi si è aperto un altro mondo. Ho unito le due cose e ho scritto, e devo dire che è piaciuto tantissimo. Hanno poi modificato perché poi è normale che vogliono qualche volta romanzare anche, però io sono dell'idea che quello che vedete in TV, cioè come sono in TV, sono qui, identico. E la stessa cosa ho detto, ma io non posso romanzare, perché io sono, cioè, forse io funziono proprio perché sono io. Il fatto di essere genuino, oggi ecco, è uscito un articolo, me l'hanno mandato adesso, su Platinette, che è abbastanza critico sui programmi televisivi, è scritto benissimo su Linea Bianca, perché dice che diamo veramente non solo visibilità al territorio, ma la raccontiamo in modo genuino. E è bello che questa parola, adesso non so se tu l'abbia letta da Ci siamo messi Platinette, d'accordo ah, no, in infatti tre. no, però dico una cosa che esce spesso, magari ti ha chiamato Platinette e ha detto È proprio andata così. e quindi una cosa che comunque funziona, ho detto, deve essere anche così nel libro, perché mi deve rispecchiare appieno e sono contento che ti sia piaciuto. Parli molto di amicizie. Qui c'è un amico valdostano, anche questo di nome, anzi, questo di riconferma, ed è il presidente del Vecchio. Grazie.
Massimo. Ma Massimo innanzitutto lo ritengo un amico vabbè, dei maestri di sci, questo è ovvio. Ma parte che ho visto l'altra settimana un filmatino sui Monte Piselli quando iniziava a sciare. Con la nostra amica Alessandra e hai fatto dei passi da gigante, non so se grazie a Lino o comunque grazie a un paio di noi che meno male ti hanno. Tant'è che meno male da un anno a questa parte sei maestro di sci, anche tu perché io maestro di sci, tanto che lo sappiamo. Per lui è istruttore, sappiamo, lui è istruttore. E non ti sei aggiornato, quindi l'anno prossimo verrà a fare l'aggiornamento con noi. Ma c'è adesso un altro, devo fare un altro. L'anno prossimo a novembre, così a inizio della stagione. Andiamo, facciamo un bel lavoro, così vi mettiamo bene in riga per il prossimo anno. No, fa piacere l'aggiornamento, però stanno evitando. lo sappiamo. No, ma Massimo, quello che è bello è che l'avete detto prima, una persona genuina, una persona che secondo me si è innamorata della montagna, al di là di tutto. E lo si vede quando, anche al di fuori delle cose come adesso, quando si davanti a un tavolo, un bicchiere, tutto, che parliamo di queste cose qua, si vede chiaramente che sei una persona che ti piace fino in fondo la montagna. Questo è bello. E noi, a mio modo di vedere, un po' tutti, dobbiamo essere così bravi perché l'assessore, tutti noi lo sappiamo, faccio l'esempio della Valle d'Aosta, che abbiamo delle bellezze incredibili e giustamente forse pecchiamo ancora un po' nel farci conoscere, nel comunicare. No, oggi come oggi, lo dicevo ai miei giovani maestri, siamo bravi, bravi, discretamente bravi con i social, perché adesso i giovani usano questo, no? Anche tu. No, voi sì, siete bravi. Infatti, perché meno male abbiamo capito che è la strada che va anche lei seguita. Però ecco, effettivamente il fatto di avere comunque delle persone come te, che sono innamorate della montagna, e sei anche un po' innamorata della Valle d'Aosta, insomma, per ci vedi volentieri, sta un po' a noi anche. Passami il termine, sfruttati un po' della sesta, dobbiamo anche imparare a star vicino a questi momenti, proprio perché insieme a te possiamo fare gruppo per cercare di far conoscere sempre di più questo territorio, questa montagna, che per noi obiettivamente credo diventi un po' l'industria del futuro per i nostri giovani. Cioè, noi abbiamo queste possibilità. Possibilità che è la natura che ce l'ha date e sta a noi a valorizzarle come stiamo facendo, perché in Valle d'Aosta si sta facendo tanto e grazie anche ai programmi come i tuoi, a delle persone come te, secondo me riusciremo sempre a crescere di più. Quindi di questo io penso che non solo i maestri di sci, ma un po' tutti noi che viviamo lo sport, te ne siamo grati. Continua così. Grazie. Sicuramente è un innamorato della montagna, altrimenti non scriverebbe questo. Il silenzio mi ha sempre affascinato. Sono per natura una persona a cui piace parlare, conversare. Sono un curioso cronico, eppure negli anni, a forza di frequentare le montagne, ho imparato ad amare il silenzio, o meglio, è il silenzio che mi ha insegnato ad amarmi, a capirmi, a leggere dentro di me. Ho bisogno di questo ascolto, mi serve per entrare in sintonia con il mio io più profondo. L'ha detto anche l'assessore, non è solo il silenzio, però il silenzio è un punto di partenza. Non ci siamo messi d'accordo, però lui l'ha letto qui. Posso? Sì. Guarda. Camminavo piano, con passo corto e occhi vigili. In montagna l'aria ti entra dritta nei polmoni, li invade, per arrivare in ogni remota parte del corpo. Dopo mesi vissuti nella frenesia dei giorni, quei movimenti cadenzati si impongono sui pensieri, che pian piano da veloci diventano lenti, leggeri, fino a svanire, dissolvendosi davanti a tutta quella maestosità. Il silenzio mi ha sempre affascinato. Sono per natura una persona a cui piace parlare, conversare. Sono un curioso cronico. Eppure negli anni
A forza di frequentare le montagne, ho imparato ad amare il silenzio. O meglio, è il silenzio che mi ha insegnato ad amarmi, a capirmi, a leggere dentro di me. Ho bisogno di questo ascolto. Mi serve per entrare in sintonia con il mio io più profondo. Calipè, passo lento e corto. Bravissimo conduttore, evidentemente però è frutto di ostinazione, capacità, non è frutto semplicemente del talento e dell'improvvisazione. E se ti va, leggo ancora qualche cosa, e anche questo non l'abbiamo scelto. A quei tempi mi ripetevano spesso che assomigliavo a Paul Newman per le due fossette agli angoli della bocca, ma a parte questo, l'idea di recitare era qualcosa di assolutamente lontano dalla mia educazione, dalla mia cultura familiare. Semplicemente non mi aveva mai sfiorato la mente, anche se anni prima c'era stato un episodio che mi aveva stupito. Era un periodo di insicurezza in cui mi capitava spesso di balbettare e mi era stato chiesto di recitare un lungo brano in napoletano a uno spettacolo degli scout. Avevo accettato, confortato dal contesto amichevole, anche se l'idea non mi lasciava del tutto tranquillo. Adesso, in diretta, continua tu. Effettivamente, io balbettavo, che per dire a mamma devo andare in bagno ci impiegavo, non lo so, già me l'ero fatto addosso, la vedi. E avevo due problemi, uno era questo, l'altro avevo una voce estremamente femminile e mi vergognavo, ma talmente tanto, che io ho una sorella più grande di 4 anni, io facevo la quinta elementare e lei faceva la terza media. Però eravamo nella stessa scuola e capitava spesso di andare in classe per portarle l'ombrello oppure chiamarla perché dovevo uscire prima e io mi vergognavo tantissimo andare lì e bussare e dire scusi maestra, professoressa, dovrebbe uscire Ossini Francesca, mi vergognavo e mi mettevo a piangere, non lo volevo fare. Però raccontaci com'è andata la quando, recitazione. Ecco, mi chiamano in scout, mi chiamano e mi dicono devi recitare, vuoi fare la parte? E dicevo no, mi vergogno, però ognuno faceva qualcosa. A quel punto mi diedero questo test in napoletano, io, i miei genitori, io sono nato a Napoli, quindi ho detto forse mi verrà bene, non lo so. O lo imparai, l'ho imparato diciamo a memoria, e quando l'ho recitato lì, subito sul palco, non avevo per niente balbettato. Zero assoluto. E lì mi sono un po' sbloccato, perché ho detto ma è possibile, cioè io balbetto a casa e qui non balbetto. E ho pensato, ho detto vedi, forse mi sono immedesimato in un'altra persona, in un altro, cioè in quello che non sono io. Allora, crescendo, andando avanti, non è stato un caso che sono diventato un radioamatore. Perché? Perché il radioamatore ero a casa, avevo il mio bel baracchino e riuscivo a parlare con quelli vicini. Poi ne parlavo, amplificatore sempre più potente, riuscivo ad arrivare in Spagna, forte. Ma non ero io, mi fingevo qualcuno. E quindi non balbettavo, tanto che inizialmente ero Apollo 13, poi diventando un po' più grande, quindicenne, con un po' la voce un po' più maschile, ero diventato Pablito Escobar, mi fingevo capire uno cattivo, così. Però l'idea di fare televisione, soprattutto di fare teatro e l'attore, non ce l'avevo per niente, zero assolutamente. Mia mamma mi voleva ingegnere, io per portare a casa i soldi per andare a fare le vacanze d'estate con i miei amici, mi mandavo nel mese di giugno e luglio a lavorare e lavoravo per... All'epoca era la FATME, era la vecchia, cioè quella che oggi era Ericsson, e facevo il motherboard per la Telecom in mezzo alle strade, andavo a saldare, poi tutte queste cose qui, quindi, e mi appassionavo, era forse l'inizio. E poi ho avuto una gran fortuna, diciamo, nel corso della vita. Chissà quante volte però quell'episodio con gli scout torna, nella vita ti è tornato. Mi è tornato tantissimo. Ti è stato molto utile tante volte, chiaramente. Tutto. Faccio un esempio, ho fatto una scalata ultimamente e ne parlavo perché avevo una guida alpina con me, eravamo in quattro, e ero io con una guida e poi c'era il nostro ragazzo del drone, Daniel, che portava con sé tutta l'attrezzatura. Abbiamo fatto comunque un 5B e abbiamo arrampicato per 400 metri. Nell'andare lui aveva ovviamente l'altra guida
E quando siamo arrivati in cima e volevamo raccontare a mamma in quattro, lui toglie tutto e si era portato anche due telecamere, quindi una la teneva lui e l'altro ha detto: senti, facciamo una cosa, la diamo all'altra guida. Nel frattempo però, mentre salivo, ogni tanto vedo la guida che si muoveva in modo strano, invece gli farà male il braccio, così. Allora, appena gli do la telecamera, gli dico, gli sto per dire: guarda, fai una cosa, non tremare, rimani lì, metti, appoggiati e poi stai fermo. Non gli dico nulla, gli do solamente la telecamera, non so perché non gli dico questa cosa. Alla fine riprendiamo, facciamo il tutto, e lui poi mi dice: senti, ti posso chiedere una cosa, faccio, dimmi, puoi parlare dei malati? Gli dico: in che senso parlare dei malati? No, nel senso, puoi raccontare che chi ha il Parkinson comunque può fare anche parallelamente una vita normale. E ho detto: perché? Ma tu, io ho il Parkinson. E infatti con la mano destra tremava, solamente che quando arrampicava non lo aveva per niente. E allora tu pensa, a 3.300 metri, eravamo lì, ci siamo seduti e gli ho raccontato la stessa cosa, totalmente diversa, perché quello ero balbettavo quando ero piccolo e poi andava via. Però gli ho raccontato la stessa cosa, ed è come la mente, la testa, attenta, mentre lavora, mentre sta facendo anche qualcosa che ti interessa, in quel caso lui, malato, riesce ad arrampicare, fa la guida e non tremava minimamente. Ecco, quindi a volte vedi queste cose del passato, che sono passati 30 anni da quando mi succedevano, ce l'avevo dentro, però ricapitano. E la cosa bella è dover riuscire a togliere quel muro che hai e farli uscire fuori, perché poi anche raccontando, diciamo, spesso anche degli esempi possono aiutare altri genitori che hanno dei bambini in questo modo, perché poi possono crescere anche con problemi, perché io comunque ammetto che quegli anni, quei 4-5 anni, problemi non avevo tanti. E c'è una costante nel libro: tante cose che tu dici sono accompagnate dalla tua esperienza personale. E vado al fondo, anche quando parli di prevenzione, parli della tua esperienza. Quando parli dell'unicità dell'agroalimentare, parli della tua esperienza, perché questo amico della montagna ha messo davvero le mani in pasta. Cosa è successo? Anche lì, a me tutto, capita tutto, nel senso che faccio sempre una puntata. Sono estremamente fortunato perché, facendo tante trasmissioni, soprattutto quando facevo la quotidiana, avevo la possibilità di parlare di tanti argomenti. E un giorno, mentre facevo, all'epoca era una mattina verde, poi l'ho fatto a Gheo, avevo questo dottore che viene in trasmissione e mi dice: vogliamo fare l'analisi del capello, dell'analisi approfondita, vediamo un po' i metalli pesanti che hai nell'organismo. Quindi arabo, metalli pesanti nell'organismo, sì, ne senti parlare? Io dico: sì, vabbè, facciamole. E quindi facciamo l'operazione, cioè le analisi, tutto, le manda in America. Dopo 2 settimane torna, io tanto mi ero dimenticato anche tutto questo, quindi quando me lo ritrovo sul copione, che dico: ah, vedo il dottore, ok, viene, e viene in trasmissione. Poco prima della diretta mi dice, mi si avvicina e fa: vuoi sapere i risultati? No, 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 mandiamoli in onda direttamente. E lui fa: però io magari devi dire prima, sai, comunque il dottore. E io faccio: ma non mi devo preoccupare, dottore. E lui fa: no, preoccupare, allora che problema c'è? Dai, prendimi in onda, in diretta. Allora andiamo in diretta, all'improvviso, ve lo ricordate, il dottor Magrani che è stato con noi, e mentre dice: sì, adesso vediamo le analisi, manda la slide. Nella slide c'erano tutti i metalli, buoni e cattivi, e ce n'era uno solo che arrivava al rosso, quindi verde, giallo, rosso. Il massimo che dobbiamo avere nell'organismo è 0,6, io avevo 5,8, vado a leggere mercurio. Ha detto: oh, un termometro vivente, dottore, mi metto lì così, a buttava a ridere. Poi finendo ho detto: ma cosa implica il mercurio così alto? È un metallo importante che causa vari problemi, potrebbe causare anche l'Alzheimer. E dico: dove l'ho preso il mercurio? Cioè, poi senti dire, no? Quante volte diciamo anche noi, il pesce, mangiamo il pesce spada, mangiamo il tonno, comunque quelli grandi si fermano lì nel grasso. Però dico: non è che mangio tanto, io arrivo dal mare, io arrivo da San Vincenzo del Tronto, io sono per le alici, le sardine, c'è, cioè, pesce fresco che lo vado a raccogliere, cioè lo raccolgo lì al porto. E alla fine non mi interessa tanto da dove, perché tanto non potevo stare ad analizzare. Faccio tutta una terapia che continuo ancora a fare, perché poi dopo piano piano butto fuori anche altro, piombo, ma scopro due cose. La prima è che nessuno fa questo tipo di test, perché poi dopo, portandolo a casa, portandolo in famiglia, facendolo fare anche amici, scopro che ognuno ha qualcosa, e comunque i metalli pesanti vanno tolti. Ecco, una cosa bellissima che faremo vedere in puntata, una delle prossime, che è proprio il benessere, quindi la sauna e il bagno turco,
sono fondamentali perché riescono a togliere il 5-8% dei metalli pesanti all'interno dell'organismo, soprattutto nella pupilla, perché i metalli vanno proprio qui nel grasso che sta sotto il capello. Quindi abbiamo dato, cioè facciamo pubblicità, quindi sano il bagno turco. A quel punto però ho detto, io voglio, dentro di me ho detto, vorrei iniziare a produrre qualcosa di mio, quindi un fazzoletto di terra, e quindi mi sono preso il mio grano, un grano antico, perché ho detto voglio tutta la filiera. E quindi ho iniziato le mani in pasta, perché ho detto faccio la pasta, ma questo qual è l'obiettivo? L'obiettivo è riuscire ad avere in tutto il territorio nazionale tanti piccoli Massimiliano che facciano pasta. Poi che è successo? Ti interrompo perché merita davvero un altro. Però pasta potrei andare fino a domani, perché il grano non tocca i silos d'acciaio, lavoriamo solamente a bassa temperatura, addirittura con cielo frigorifero a 17 gradi proprio per non avere la fratossina, quindi non entro in quell'argomento. Ma l'obiettivo qual è però? Che dato che anche all'interno di Linea Bianca noi abbiamo analizzato, e questo lo spiego anche nel libro, abbiamo analizzato molti comuni e molte comunità montane anche, abbiamo visto purtroppo tante zone che si stanno spopolando, si sa, la fortuna che alcune zone invece che stanno andando bene. E qual è la cosa? Che noi abbiamo un professore di economia che lui è rettore all'Università di Ancona e lavora anche la LUIS, e ha utilizzato in senso buono studenti e ha fatto fare un lavoro su tutte le puntate che stiamo facendo. Quindi anche su questa puntata lui fa un lavoro dall'800, 160, 170 fino a oggi, com'è a livello demografico, come sta andando, quale potrebbe essere il futuro. E la cosa che è uscita fuori, quindi per me è anche un argomento importante da analizzare sempre nelle puntate, qual è? È quello di andare a intervistare i giovani agricoltori, quindi benvenga i giovani ragazzi che lavorano nel turismo, perché noi dobbiamo produrre. Noi siamo un paese straordinario di trasformazione, ma se non abbiamo più la produzione, soprattutto quella agricola, è inutile, perché io ho un pastificio e trasformo, io ho più dipendenti dentro il pastificio, ma poi tanto il grano lo posso prendere da ogni parte del mondo e c'ho sempre due dipendenti che mi lavorano lì. Vuoi mettere invece che il mio grano lo prendo solamente nelle zone dove sto io, quindi a Scorbiceno, le zone montane, adesso anche colpite dal terremoto, però quelle zone lì, quante persone lavorano? Non sono tantissime, però ho 20 ragazzi agricoltori ai quali pago il giusto anche di più, perché abbiamo fatto un contratto, loro non possono più sopravvivere, devono vivere. Non è il mio lavoro principale quello, perché comunque faccio l'altro, però dico, do anche altro lavoro lì. La cosa formidabile qual è? Che dico, do un lavoro, la gente non va via, però quelli sono gli stessi quando noi raccontiamo che il maestro di sci, le funivie sono fondamentali, perché se c'è danno poi fanno che vengono qui, la gente vuole venire a sciare, se viene a sciare viene a dormire qui, se viene a dormire qui con la pizzeria, quello che utilizza la sauna, fa benzina e c'è tutto. La stessa cosa giù, se c'è l'allevatore, l'agricoltore, quello poi va a fare la spesa, va a mangiare, va dal parrucchiere, e quindi la zona non si spopola. Allora, facendo pubblicità sia nel libro ma soprattutto in televisione a questi ragazzi, facciamo venire la voglia ad altri ragazzi a investire in questi territori, ovviamente facendo vedere prevalentemente le cose belle. Avete ascoltato come ha interpretato la bella intuizione del marketing quando dice che noi consumatori siamo coproduttori, dipende dalla nostra scelta, quello di far crescere o annullare una startup che nasce in montagna. Sto portando avanti i valori che ho voluto cominciare con Linea Verde, Gheongheu, e negli ultimi anni con Linea Bianca. L'importanza di vivere la propria terra, la qualità del cibo che cura, la costruzione di un mondo in cui ecosistema e società umana vivono in modo più armonioso. Questo lo fai con un amico, che a questo punto è davvero il caso di presentare, a cui dobbiamo dedicare uno spazio speciale. Questo Lino, che tutti, chi ha avuto già la fortuna di cominciare a leggere il libro, vuole conoscere. Certo, Lino Zani. Degli amici un po' il becio. Ecco, questa sera ho scoperto anche di essere diventato psicologo e quindi avrò un'altra professione da qui in avanti, mi porterò sicuramente avanti. E cosa devo dire? Questi 5 anni con Massimiliano sono volati, diciamo veramente sono volati. E iniziamo Linea Bianca, inizio a conoscere Massimiliano. Io adesso ho avuto la fortuna di stare con tanti
soprattutto un personaggio incredibile che adesso è santo, San Giovanni Paolo II, qui sulle vostre montagne. Sono stato spesso con lui, ho fatto delle passeggiate, ho conosciuto tutte queste montagne anche con San Giovanni Paolo II. E poi ho avuto un altro grande personaggio, Mai Buongiorno, ancora anche vostro ospite, soprattutto a Cervinia, quindi con lui ho passato tanto tempo anche qui. E poi 5 anni fa mi è capitata un'altra disgrazia, purtroppo è arrivato Massimiliano, e quando inizialmente mi hanno detto che dovevamo fare, cioè, eravamo riusciti finalmente a reintrodurre questa trasmissione, che era già stata fatta nel 2001-2002, da Manuela Dicenta, a quel tempo io lavoravo al governo e quindi promuovevo, sicuramente lavoravo proprio nel settore della montagna, ero consigliere del ministro in materia di montagna, quindi per la montagna è sempre stata tutto, cioè mi ha sempre dato il lavoro e soprattutto è sempre stata la mia grande passione. Cioè io sono un scopo in montagna, mi ammalo sicuramente, quindi si nervosisce. Ecco. E quindi quando 5 anni fa con il direttore di allora Rai 1 Leone decidiamo finalmente di far ripartire questa trasmissione e inizialmente volevo darmi una produttrice che poi l'abbiamo cancellata subito. E poi invece mi presenta Massimiliano, ci conosciamo. Sapete, quando arrivano questi presentatori, questi conduttori televisivi, io non lo conoscevo, sì, ero andato un pochino a informarmi, ma non sono uno che va tanto a... mi piace capire chi ho davanti, non è che... se adesso basta andare su internet, sapete qualsiasi cosa di chiunque. E però io non ero neanche andato a guardare, mi trovo Massimiliano, che sarà il solito che arriva qui, chissà cosa. E invece poi ci siamo scontrati subito. Sì, no, un po' sui primi anni, il primo anno soprattutto su alcune cose, perché ero un po' diffidente di Massimiliano, cioè quello che arriva vuole fare subito montagne, scalate, sciate. Vabbè, poi invece mi sono trovato veramente una persona che mi ha insegnato anche tanto. Io non, se vedete adesso, riesco anche a stare davanti al video, davanti alla televisione molto più facilmente, ma lo devo sicuramente a Massimiliano che mi ha aiutato. Era veramente difficile stare davanti a una telecamera, invece con Massimiliano più che adesso riusciamo a, io lo prendo in giro e riusciamo a, si vede veramente nella trasmissione che c'è questa, si può dire, unione di cose che poi lui... Ma anche l'applauso era per questo, questa sintonia che si vede tra voi due. È fondamentale, soprattutto in questo lavoro, perché dovete pensare che quando noi andiamo in cima non è così facile come sento poi dalle immagini che poi voi vedete. Ogni volta che noi arriviamo io ho anche la responsabilità insieme alle guide che portiamo noi, se vedete, ogni volta che noi arriviamo su una cima non arriviamo mai da soli, ma vogliamo sempre avere una persona, una guida, un grande professionista con noi, anche se ormai Massimiliano e un altro nostro operatore saremo sempre in grado di tornare giù, ma soprattutto gli operatori che portiamo sulle cime, tante volte alcune cime non sono così facili, se l'elicottero poi non viene a recuperarci diventa veramente difficile scendere, quindi c'è anche la, per me la preoccupazione di stare su quel, in quel posto e controllare che tutto funzioni perfettamente, perché poi si passano delle ore lassù e non in questo periodo anche a 20-25 sotto zero, quindi 3 ore quando c'è il sole e non c'è vento, si sta bene, ma basta che c'è un po' di vento, veramente si vede più che siamo mezzi congelati, per dirvi. 15 giorni fa sul Monte Rosa, lui voleva, stava quel giorno lì, non so perché, stava benissimo, di solito sempre freddo, io non ho mai freddo, probabilmente lo scarpone nuovo messo quel giorno stesso, chiuso troppo, mi si era congelato un piede, e lui è là che voleva fare la riflessione, là il cibo detto, senti, andiamo giù perché qui adesso la riflessione la fai al bar, perché io non volevo perdere il piede, per dirgli, però poi lui mi ha portato, poi siamo scesi e con la riflessione anzi ne ha fatto una più bella. Massimiliano, a questo punto posso chiederti di parlarci di alcune vette, simboli, che ci sono nel libro e che sono simbolo della tua carriera? Ce ne sono tante che
veramente possono raccontare tante cose, perché poi da belle, meno belle, perché poi, come raccontava Lino, abbiamo avuto anche problemi in alcune situazioni, in quanto il tempo era cambiato, quindi siamo dovuti scendere, siamo stati spesso con persone, a volte con persone che non, la montagna non la frequentavano, quindi abbiamo dovuto portare anche le persone giù che non sapevano fare una doppia, quindi non, cioè, diciamo che abbiamo rischiato a volte per altri, però per portarli giù. Infatti da lì abbiamo deciso che rinunciamo, perché purtroppo non abbiamo sempre la stessa squadra, stiamo cercando di avere sempre la stessa. E i nostri ragazzi inizialmente avevano fatto anche un corso durante il periodo, la mia squadra, dico mia perché li sento inverno, estate, primavera, autunno, sempre, e col fatto che veramente queste sono persone che durante tutto l'anno vanno in vacanza, mi mandano i messaggi, mi dicono guarda che quel posto l'abbiamo visto, questo lo potremmo fare, vanno a scalare durante il periodo estivo per essere allenati durante il periodo invernale, cioè quindi veramente abbiamo creato... Dalla mia esperienza devo dire che non è consueto. No, assolutamente no, infatti noi siamo una linea veramente al di fuori delle linee, io ho fatto per tanti anni linea verde e devo dire però che il gruppo di linea bianca, forse perché proprio la montagna, o devi essere così, non puoi fingere, o la ami veramente, lo sei, oppure scappi e te ne vai. O stai con noi e vai, ci sono pro e contro, però secondo me ci sono molti più pro che contro. E questo però ci ha portato veramente tante soddisfazioni, perché noi abbiamo preso una fascia oraria che faceva il 9%, poi è andata a fare il 10%, l'11%, 12%, 13%, addirittura abbiamo fatto il 16%, quindi una grandissima soddisfazione. Ci chiamano, ci pagano anche, perché pagano la Rai per andare a fare... per andare a fare le puntate, noi cerchiamo invece di essere sempre abbastanza autonomi per poter decidere, perché comunque ci piace dare anche l'impronta, questa impronta qui. Prima di rispondere alla tua domanda, una cosa che ci tenevo proprio a sottolineare, quando Lino dice che noi comunque quando andiamo in cima abbiamo sempre le guide, anche se potremmo andare senza le guide, è una cosa che noi facciamo sempre. Ad esempio, scorsa settimana eravamo sulla Marmolada. La Marmolada, per chi c'è stato, è veramente un panettone. Una volta che sei lì alla croce, c'è il rifugio, c'è il bivacco, non è assolutamente difficile. Noi però in quella situazione comunque in onda siamo andati con il caschetto, imbragati, in cordata. Perché questo? Perché noi comunque andiamo in TV, ne abbiamo veramente tante di quelli che spesso vanno in montagna con le scarpe aperte, con i pantaloncini, senza uno zaino. È capitato nel periodo estivo, ma capita anche nel periodo invernale, quando 22 dicembre di qualche anno fa era talmente caldo che sono andati lì. Allora noi il messaggio che dobbiamo dare è quello, il top, il massimo della sicurezza, poi da lì puoi scendere, ma dobbiamo dare il massimo. Non possiamo essere noi i primi invece ad andare su e fare gli spericolati, stare in cima, perché a me piacerebbe stare in cima a guardare dall'alto, cioè sarebbe bellissimo, ma che messaggio do? Un ragazzo che ti vede, ti vuole anche emulare, perché comunque ti vede come un supereroe e lo va a fare. Noi abbiamo una grossa responsabilità stando lì. Quando io facevo Disney Channel avevamo una Bibbia, noi avevamo una Bibbia, di tutte le cose che potevamo fare e non fare, oltre fuori, nel senso che non potevi bere, non potevi fumare, non potevi andare a ballare, non potevi cantarvi, se ti fotografavano, il contratto della Disney te lo strappavano, quindi puoi ben capire che eravamo abbastanza attenti, poi cercavamo ogni tanto di uscire. La stessa cosa qui il contratto non ce l'abbiamo, ma è buon senso, cioè ci deve essere. Sulle vette, quest'estate abbiamo fatto, vedete, nelle puntate di Via Bianca noi puntiamo sempre, abbiamo la bussola, ricerchiamo sempre il nostro Adamello, perché Adamello è un po' la scuola di Lino, che è diventata anche un po' la mia, nel senso che lì c'è stato il racconto di Giovanni Paolo II, di come ci è andato, lui che quando è stato piccolo a 12 anni e stava sulla lobby al rifugio, lo hanno calato all'interno del ghiacciaio e lui forse quel muro che aveva dentro, sai, quella insoddisfazione, Giovanni Paolo II non l'ha potuto fare, a Mike Buongiorno non l'ha potuto fare, e quindi ha trovato il pollo di turno, ha detto tieni, mo ti ci butto a te, e la stessa cosa l'ha voluto fare con me, ma ha calato all'interno del ghiacciaio per viverlo. E quindi abbiamo utilizzato, diciamo, quella montagna, e un evento importante è stato proprio il 7 di luglio di quest'anno, in quanto la montagna, la nostra montagna italiana, comunque l'Adamello, è diventata vetta sacra della Prima Guerra Mondiale. L'abbiamo ripresa e in quella situazione ho voluto anche
raccontare la storia di un giovane, la storia comunque di quei ragazzi che hanno portato in cima il cannone, il famoso ippopotamo, quindi quanto era dura, anche la storia di persone che non si conoscevano, prevalentemente del sud, che poi hanno vissuto lì, di persone che poi si sono unite, che si sono ritrovati, quindi diciamo di un momento importante che vogliamo ricordare e che nel libro la televisione passa, il libro rimane, le pagine del libro rimangono, quindi lo vogliamo mettere lì. Un'intera nottata, buttato vicino ad un compagno massacrato, con la sua bocca digrignata volta al peniuso, con la congestione delle sue mani penetrata nel mio silenzio, ho scritto lettere piene d'amore. Non sono mai stato tanto attaccato alla vita. Sempre nel gruppo dell'Adamello a Cima Cavento, solo 2 anni fa, è stato ritrovato il corpo di un soldato italiano. Il ghiacciaio lo aveva portato con sé verso valle, nel suo lento e imperturbabile movimento. Impossibile non pensare a quanti altri resti sono probabilmente imprigionati nel ghiaccio, custoditi per sempre nel momento del loro sacrificio estremo. Il confine tra l'Italia e l'impero austro-ungarico tagliava trasversalmente le imponenti catene montuose dell'Ortles Celedale e dell'Adamello Presanella. Per questo, proprio qui, si combatteva la cosiddetta Guerra Bianca, una guerra ad alta quota le cui strategie erano del tutto nuove per la maggior parte dei soldati, molti provenienti dalla pianura e dal sud Italia, e degli ufficiali. Le opere difensive e gli uomini si concentravano sulle cime, a più di 3.000 metri di altezza, per il principio secondo cui era necessario conquistare le vette per possedere la valle sottostante. Chissà quanti soldati non erano mai saliti su una montagna, non avevano mai visto la neve. Non so immaginare il terrore, la fatica di doversi muovere e combattere in un ambiente ostile e del tutto sconosciuto. È difficile per un amante della montagna realizzare come questi squarci di paradiso siano stati per molti ragazzi un inferno senza via d'uscita. I soldati hanno iniziato a trainare le slitte. Alcuni ufficiali impartivano gli ordini a 60 artiglieri, 13 genieri e 200 alpini semplici. Una compagine compatta di 250 uomini che si muoveva lentamente, come un corpo solo, affondando ad ogni passo nella neve. Si poteva trainare solo di notte o quando le nuvole erano abbastanza dense da coprire le operazioni agli occhi del nemico. Si procedeva nel buio, col respiro monco e i piedi ghiacciati per le temperature molto al di sotto dello zero. Un soldato, reggendo sulle spalle la fune principale, indicava la direzione, mentre davanti a lui altri uomini muniti di racchette per i piedi perlustravano la zona e la consistenza della neve. Dietro di loro, altri 4 soldati tenevano 2 grandi funi e il grosso della compagine, con altre funi minori, trainava il cannone. Nel silenzio più assoluto, il respiro affannoso di quell'unico corpo immenso era scandito solo dalle incitazioni ritmate. «Oh, forza! Oh, forza!» Lo sforzo era quasi insostenibile. A ogni passo la struttura mastodontica che i soldati avevano già soprannominato l'ippopotamo rischiava di affondare nella neve o, peggio ancora, di retrocedere, trascinando gli uomini con sé. La pendenza era massima, le dimensioni del carico non permettevano di procedere a zigzag addolcendo la salita. Era come affrontare una parete scoscesa e ghiacciata con uno zaino pieno di lingotti di ferro. Quando agli inizi di marzo i soldati sono arrivati a Malga di Mezzo, hanno tirato un sospiro di sollievo. Le loro mani, annerite dal freddo, sanguinavano per le abrasioni. I piedi, che solo una suola di cartone divideva dal ghiaccio, erano paralizzati e violacei.
Per loro si accendeva una speranza. La primavera era alle porte e il percorso si faceva finalmente meno scosceso. Ma un destino crudele era pronto ad accanirsi su di loro, non concedendo alcuna tregua. Dopo giorni di tormenta, l'8 marzo del 1916, una valanga si è abbattuta sul cannone e su chi lo trasportava. Travolti, annegati dalla neve, gli uomini hanno cercato le mani l'uno dell'altro, trovando il modo di uscire e salvare compagni. Ma 39 dei 250 non ce l'hanno fatta e sono morti sotto quella coltre bianca e spietata. Walter Bonatti diceva che le grandi montagne hanno il valore degli uomini che le salgono. Se davvero è così, queste creste sono un tesoro ineguagliabile, il mausoleo eterno e vivente dedicato a migliaia di giovani coraggiosi. Quando tu sei arrivato a capire che la montagna è metafora di vita? E te lo chiedo, e così se hai ancora altre sorprese come queste, quando ti... L'ho capito quando noi ogni, almeno personalmente, ogni anno devo sempre firmare il contratto per il lavoro, quindi noi iniziamo la trasmissione, ti firmi un contratto di 20-30 puntate, poi dopo aspetti, devi contrattare, di finire nuovamente. E mi capitava di ogni volta di firmare, quindi ero felicissimo, caspita, ho appena firmato il contratto, eppure iniziava a girare dentro la testa, ero triste. Perché? Perché dicevo, ma poi mi rinnoveranno il contratto, rifaremo il programma, ci richiameranno. E nel frattempo dicevo, ma io non mi sto godendo neanche questa stagione. E in montagna mi è capitata una cosa, prevalentemente in un momento, stavo facendo le pelli, e mentre salivo ero nervosissimo, ero a casa mia, la montagna dei fiori, quella che raccontava Beppe prima, e ero nervosissimo proprio per il lavoro. E allora inizio questa montagna, noi partiamo da 100-150 metri, arriviamo fino a 1850 più o meno, quindi vado con le mie pelli, vado e avevo tutti questi problemi, e ero nervoso, mentre salgo piano piano inizio a pensare alla soluzione di questi problemi. Ma tu non la troverai mai la soluzione. E questi problemi, io venendo anche dal San Benedetto, che è un paese di pescatori, allora mi veniva in mente che tutti questi problemi, come se fossero la rete proprio dei pescatori, quindi ci sono dove si incontrano, quelli sono tutti i nodi, sono tutti problemi. E mentre salivo, questa qua invece piano piano la maglia si scioglieva ed è diventata un'unica corda. I problemi c'erano, ma non erano più quelli che erano nel mio zanno, erano pesanti, quindi con la zavorra pesante. E mi sono reso conto, ho detto, ma io non posso vivere in questo modo. Primo, sono strafortunato perché faccio delle cose belle. E poi, secondo, dico, non può il problema essere quello che mi condiziona quotidianamente la vita. E in questo poi ho avuto un momento della vita molto... Cioè, stavo registrando una puntata, e una cosa che non abbiamo mai voluto raccontare. Poi dopo invece abbiamo deciso io con mia moglie di raccontarla, perché è anche dobbiamo essere anche testimoni di questo. Mentre stavo registrando la puntata mi arriva una telefonata da parte di mia moglie, io ho dei figli e due ragazze, e mi chiama e mi dice una notizia bella e una brutta. E io dico, ah, caspita, dammi prima la bella, dai, sono incinta, speriamo che sia il terzo maschio, dai, perché sennò, anche perché il primo figlio doveva essere un maschio, era Edoardo, al quinto mese, ciao Edoardo, come stai? Ho comprato tutte le cose, poi andiamo a fare la morfologica. Andiamo lì, la dottoressa dice, queste sono le grandi labbra, eh? Come le chiamano così, le chiamano.
E io dicevo, no, ma come, è un maschietto. E quindi, quindi scherzando, ridendo, e poi dico, dimmi la brutta notizia invece. E la brutta notizia è che ho un tumore. Proprio sono cascato, cioè nel senso non so più fare, non sai che aggettivi utilizzare, che parole prendere, non sai nulla. Quindi smetto anche di lavorare, vado giù e che fai? Poi la cosa più brutta è quella di andare a vedere sul computer quel tipo di tumore, perché tanto gli escono le cose più brutte proprio. E quindi era buio davanti a me. E sentiamo un dottore, alla fine vi salto dei passaggi del racconto nel libro. Questo dottore ci dice, guardi signora, se vuole continuare, cioè interrompiamo la gravidanza, poi tanto lei è una giovane, potrà poi avere altri figli, intanto poi prima fa l'operazione, poi farà la chemio, via dicendo. E, però la donna, nel momento in cui porta dentro un bimbo, cambia totalmente, c'è un'altra immagine, cioè non pensa più a se stessa, pensa ovviamente a quello che porta dentro. In quella situazione quindi non si è fermata, ha detto no, io voglio sentire qualcun altro, voglio andare avanti. Quindi dice, certo, andiamo. Quindi abbiamo sentito un altro dottore, siamo andati al Gemelli, e al Gemelli questo dottore ci dice, guardate, se vi serve una scusa per abortire, questa è un'ottima scusa. Altrimenti potete andare avanti tranquillamente, può andare avanti tranquillamente, e a quarto mese faremo l'operazione, toglieremo i linfonodi, poi partorirà a nono mese, dopodiché faremo i vari trattamenti per combattere poi quello che rimane del tumore. E mia moglie subito non ci ha pensato due volte, ha detto porta avanti la gravidanza. Ha portato avanti la gravidanza, ha fatto tutto quello che doveva fare, oggi mio figlio sta bene, mia moglie sta bene, e così. Allora, questo però per dire che noi non possiamo essere pesanti, cioè non vivere per delle sciocchezze quotidiane. Noi non possiamo avere litigare con un amico, non avere rapporti con i genitori, quindi determinate cose, avendo avuto la fortuna, essendo testimone di questo, ho detto io la voglio portare nel libro. E la montagna ti mette gli accenti sulle cose veramente importanti, le altre le lascia da parte. E quando collino in montagna, ed è fondamentale il silenzio, che io spessissimo lo scrivo nel libro, è perché lui mi diceva prova ad ascoltare il silenzio, mi parlava di Giovanni Paolo II del silenzio, quando mi diceva di fare la riflessione, perché il Papa, mi paragono a Papa, però andava per la sua riflessione, per la preghiera, io pure ogni tanto lo faccio. Oggi quando siamo scesi che ci volevano dare il passaggio non l'abbiamo dovuto fare, cioè ha detto facciamocelo a piedi, e lui perché? Perché un momento veramente dove non parli ma ascolti, che cosa? E dice ascolta il silenzio, io dicevo zitto, non parlare, spegni il telefono, perché pensavo che fosse quello il silenzio, invece no, il fatto di stare in montagna per un po', e poi ad esempio Raffaele Morelli, lui paragona la montagna al bosco, e lui veramente fa fare anche queste terapie di 3-4 giorni nel bosco, perché ti dà la possibilità, questo silenzio, di poterti riascoltare. Quindi ascolti te stesso e vai veramente ad analizzare. Ed è la miglior terapia. E allora questo silenzio è quello che a me ha aiutato. E dato che io sono stato estremamente fortunato in tutto questo, ho detto lo voglio buttar lì, lo metto nel libro e voglio raccontarlo. Giovanni Paolo II e Paolo VI dicevano due cose, cioè tutti e due dicevano una cosa fondamentale, che è verissima, che noi non abbiamo più bisogno di maestri, ma abbiamo bisogno di testimoni. Testimoni che veramente quotidianamente facciano qualcosa, basta avere quello che dice si fa, no, lo dovete fare veramente. Allora noi nel nostro piccolo cerchiamo di farlo, e io mi sono dato degli obiettivi piccoli, però li faccio quotidianamente, è una stupidaggine, raccolgo un pezzo di plastica, raccolgo, vedo la città, la raccolgo, non cambierò il mondo perché non lo cambierò, non sarò io a cambiarlo, ma sicuramente chi mi guarderà rimarrà colpito. Soprattutto chi non lo fa. Chi sono? Mio figlio e mio nipote. Attraverso la strada, San Benedetto del Tronto, una busta di plastica, la raccolgo e me la metto in tasca. Mio figlio non mi guarda proprio. Mio nipote mi guarda, lo sai quando ti senti proprio gli occhi addosso? Lo guardo, si gira e andiamo avanti. Facciamo la giornata di mare, totalmente. Al ritorno, lui in spiaggia prende una bottiglia di plastica, mi guarda, la va a buttare, mi riguarda, non dice niente. Io non dico nulla. Ho vinto perché lui ha capito quella situazione. Allora, qual è la cosa? Che se saremmo, cioè, non è tanto andare a raccogliere tutti, ma sicuramente non butteranno loro stessi mai qualcosa dal finestrino, non saranno abituati a fare questo. Chi vive in montagna è più abituato a essere così, avere anche questi valori. Andando in città è un po' difficile, perché poi
lo fanno tutti, si lascia così, si lascia andare. La montagna, quindi, noi dobbiamo, dato che è maestra di vita, dobbiamo cercare di portare le persone qui. Questo e tanto altro troverete nel libro. A questo punto può cominciare come nel rugby, il terzo tempo, no? Il terzo tempo noi lo dedichiamo a chi vuole parlare ancora con Massimiliano, chi vuole chiedergli qualche cosa. Intanto una curiosità, domani andrai in montagna con Abel Blanc. Grande. Non so se è qui in sala. Una delle prime puntate di Luna Bianca con lui. Rimane al fondo, io lo invito almeno a venire vicino. Ma per venire, farlo venire qui vicino, proviamo a chiedergli questo. Tu che insisti tanto con il silenzio, vuoi vedere che magari il silenzio è una risorsa strategica per far venire la gente in montagna? Tu cosa ne pensi, Abele? Un applauso e Abele verrà subito di scatto. Cercava un passaggio un po' più difficile. Grazie. Intanto dove lo porterai domani? La prima montagna che abbiamo arrampicato, lo sai qual è? È stato un castello qui in Val d'Aosta. Buon divertimento, cominciamo allora questo terzo tempo. Naturalmente il terzo tempo è anche, per chi vuole, l'autografo di Massimiliano. Buona serata a tutti e grazie per essere venuti.